mamma. Che si nasconde? Vai di fuori, mi passo. Ma leggete che cosa fa lui, dai. Adesso ci diranno quando schiuderanno le uova delle tartarughe. Tartaruga marina che ha depositato le uova qui su questa spiaggia, al lido dei coralli. Sono passati quasi 30 giorni. Adesso il biologo ci dirà, misurando la temperatura della sabbia, quanto tempo abbiamo ancora ad aspettare per diventare nonni, e siamo tutti qui, i bambini in prima fila. Quando c'è stata l'energia che c'è stata il pressione. Siete emozionate? Sì, non dica una cosa, c'è sempre questo discorso. No, perché poveraccio, adesso con la mareggiata non so, avrà messo un punto, un qualcosa, un segno. Devono infilare dentro una sonda, dentro c'è un sondino per capire la temperatura e per darci una data. Guarda come stanno, ci sono tutte le letterine dei bambini attaccate sulla recinzione per le tartarughe, per le piccolette. Sono tutti in trepida attesa, alla ricerca del sondino. Signora Maria.
a tutti, biologi marini, capitanieri di porto, c'è tutta l'organizzazione. Questo signore per esempio viene da Napoli. Questo signore che sta scavando. Ecco qua. Ha trovato il sondino. Sì, un pallo. No. Sì. E se io poi dopo mi dico il numero, lei me lo posso trasmettere a me? Certo. Io non so come se mi fanno Dai, ma che finalmente diventi nonna. Thank you.
l'ascensore? C'è la rete, ha trovato la rete perché è stata recintata tutta intorno la parte del deposito, dove ha deposto le uova. Il sondino l'ha trovato, dove c'era la rete, ma ora deve liberare la rete. Da qua non so dove sta lui. E infatti, coraggio, io gli darei una mano, io dico la verità. Oh, ma non è che crolla sta rete? Stanno tutti poggiati a peso morto, stanno i ragazzini. Non finisce poco, anche lui a te. No.